Oggi vi è stata udienza di rinvio perché avremmo dovuto sentire il perito fonico, il quale però ha chiesto un rinvio per aver più tempo a disposizione per trascrivere le intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto rinviato dunque al 13 settembre, è stato solo un breve passaggio in aula quello di lunedì mattina ad Arezzo per il caso della morte di Martina Rossi, la giovane studentessa di Imperia precipitata il 3 agosto 2011 dal sesto piano di un hotel a Palma de Mallorca mentre era in vacanza. Per la procura aretina non si trattò di un suicidio, bensì la giovane cadde mentre cercava di scappare da un tentativo di violenza sessuale, dunque morta in conseguenza di un altro reato per il quale sono indagati due ragazzi di Castiglionfibo. Il GUP aveva disposto la trascrizione delle intercettazioni dei due, adesso i periti hanno chiesto una proroga in quanto la qualità dell'audio non sarebbe buona. Ne abbiamo chiesto la trascrizione proprio perché riteniamo che taluni elementi che emergevano dai brogliacci, se confermati all'esito dell'elaborato della dottoressa Bordet, abbiano un contenuto probatorio rilevante. Presenti in aula anche i genitori di Martina, arrivati da Genova, decisi a non perdersi nemmeno un passaggio del procedimento giudiziario. Per i genitori della giovane, che non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio, è perlomeno censurabile il fatto che nessuno quel 3 agosto accorse a vedere cosa fosse successo quando la ragazza ormai giaceva nella vasca ornamentale dell'hotel alle Baleari dopo un volo dal sesto piano. È che l'egoismo manifestato da tutta questa gente da un quadro sociale della nostra società, del nostro modo di vivere, del nostro modo di pensare. Ognuno si difende i suoi e gli altri non ci sono più, via dicendo. Però questa è la mia figlia. L'ospedale di Saint-Espas a Palma de Mallorca, che è il più grosso ospedale, l'ospedale universitario, dista 8-9 km dal punto dove è caduta Martina. Martina è stata prima dei soccorsi, prima che qualcuno avvisasse, a detta del portiere, almeno 15-20 minuti. Non dico altro, ci si può anche salvare cadendo dall'alto, se qualcuno avvisa che sei caduto.